that have started to realize all the things that I've missed about you. Whoa, I bet you thought I forgot that I grew up and moved on. It's not that easy, no, no. Just like a hole in my heart, it was killing me. They say that people change, but the memories stay the same.
Buonasera a tutti. Ecco qua. Buonasera. Ma questo lo posso mettere di nuovo giù. Che dobbiamo fare Eurodrack oggi. Eurodrack. Non lo apro da tantissimo Eurodrack. Aspetta, non ce l'ho più tra i veloci. Oggi siamo con Fabrizio. Qui diventiamo insieme a lui. Metto gli altri. Eccoli qua. Eccovi qua. Allora. Faccio partire Eurotrack. Sto già sudando io. Cos'è questo? Hai uno spettatore in più di Sabaku. Poggers. Come? Non è possibile, c'ho una persona io che mi sta guardando e sono io. La live un secondo dopo di te. Vabbè. Era zero. Vabbè, partiamo da Cagliari, dai. Nonno fare... Dai! Mi piacerebbe avere i numeri di Sabaku. Sai come? Magalli. Minchia. Non lo fare! Ma io questo e i numeri di Magalli... Aspetta, che devo togliere l'overlay di Discord. Dov'è che si toglieva l'overlay di Discord? Aspetto. Non me lo ricordo. Accessibilità. Va in fondo overlay gioco, tipo. E dove? In video? In fondo, nelle impostazioni di Discord. È una delle ultime voci. Sa boss fight mi sta facendo un po' schifo. Un'ora e mezza. Tutto pesce. Oh ragazzi, che imbarazzo, sa. Il fatto che lui è intoccabile. Eccolo qua. Togli. Bimbo, per carità bello. Di Dio, togli quella cagata. Ok, perfetto. Dai. Io c'ho il secondo schermo, non mi serve. Il overlay. Mica sto stronzo. Ecco qua. A posto. Ma che vogliono? No, non lo faccio il login. Ah. Porca puttana, aspettate. Ma perché? Nel frattempo faccio il pieno. Vabbè. Thank you.
Ok, adesso posso farvi vedere. Guarda te. Vabbè, ho capito, come se fossi immortale, mo lo impilo, dai. Chi è che devi impilare? Oh? Io. Pillarman. Ah, che bambi! Il serpentone. Vale. Il ciula ciula. Il pul pul tul. Cosa stai... quello dell'inizio, quello sulla nave. Sì. Ah, ok. Come si chiama il convoglio? Un attimo. Sto caricando. Dammi il tempo. Che cazzo? Ce n'è uno che si chiama Italia. Ha due giocatori a 999 di ping. Ma cazzo è possibile? Te lo giuro. Quello da dove viene? Ma soprattutto, mi si è bloccato il gioco? Uno che si chiama Siu. E Febbio. Siu. E il palo? Mi si è bloccato... Aspetta. Coccode. Vuoi chiudere il gioco? Non lo puoi fare, non lo puoi fare. Ma è mai possibile che debba andare bene una cosa? Una, non chiedo... Una cosa! Una live, può andare bene. Dico Meteor? Papu! Vede? Vede? Mi sta curando! Vede? Ti permetti a curarti! Toto... Ora si vede. Ora si vede, si sente. Vieni qua ad accendere uno spiedino. Che sapore. Ho capito. Che sapone. Gnam, com'è questo pezzo di legno? Tutti carenti e comodo? Cosa? Bene. Le ha grattato un po' la guancina. Che stai dicendo? Ma così, solamente a casa esplodono le teste, ce lo teniamo, c'è problema. Vabbè. Rilevato cambiamento contenuti, aggiornamento di dati navigazione, attendere. Qualcuno mi aiuti. Oh, piate il culo da dentro che... Eh sì, ho capito, ma che voce potente c'ha quella da bucare il... Beh, era un po' forte il singhiozzo, però non era così tanto. Meglio esplorare questo gioco, ma più di tanto non è che... Andiamo nella bocca. Eh sì. Allora... Sono un dio, quindi mi hai detto, ok, te mi aiuti, no? Oh. Sì, sì. Quel tizio diventa un meme della saga, tra l'altro. È io quello porto. Enorme! No, è questo, scusa. Ci ha fatto un trofeo d'argento. Come? Oh, sono forte. Ma allora. Che roba... Ma che figura di cacchio. Creo il cacchio. Sì. Quello il cacchio. Allora, puffo. Ah sì, perché le fare che amici. Lo salvava, invece ha salvato un'altra cosa. E tolgo la password. Ah, chiave del capitano? Sì! Cino. Fate. Io controllo se devo andare a fare... Vai. Entra. Eccoti. Allora, devi scegliere lavoro. Tu scegli il lavoro, io mi vado. Entrando nel convoglio. Intanto vedo dove sei sono. Sei in un convoglio. Cerco lavoro. Come? Ovviamente autonomo, no? Io vado col mio camion, non so tu come lo vuoi fare. Per me, per te, sì, cioè, sì, sì. Per me è uguale che tu lo faccia autonomo dipendente, non ma mi cambi. Ce n'è uno da Roma a Roma. Come? Quanto ci paga? Lo so. Allora. Da Catania a Nizza, 1451 chilometri. Una si barca può fare. Dobbiamo portare. Si può fare. Vabbè. Una pacchia. Quindi ci trasferiamo a Catania. Catania Anzaro. Io vado direttamente a Catania. Finisco. 850 euro di TP. Ah, io 2800. Ah, dove cazzo eri? Vicino ad Amsterdam. Ah, ok. il mio camion come sta? Che è successo? Che è successo? Mi si è bloccato. Cosa? Il gioco non è vero, a me sì. No. Dico che non è vero, ma c'avevo 4000 di è ancora bloccato. Sì. Dai, che cazzo, o a me o a te è diventato schermo nero.
Come è possibile? Funziona. Come? Brizzi. Arrivo, un secondo. Vai, vai, prego. Mo bisogna vedere se abbiamo lo stesso lavoro di nuovo. È un problema. Sì. Abbiamo l'IKEA davanti. Siamo... Non c'ho schermo nero, ma non mi... Cioè, Eurotruck mi copre tutto. Come? Non riesci ad andare nel gestire l'attività? No, perché mi copre tutto Eurotruck. Oh no, devi riavviare il computer? Fabrizio, c'è sì. Un computer bellissimo e ti va di merda. Mi sono arrivati quasi 15.000 euro da un autista, anche 3.500. Ed è anche salito di livello, credo abbia riavviato Fabrizio. E niente, ci facciamo un viaggio, vediamo dove. Ma porca di quella. Avevo giocato a forza fino a 20 minuti fa, quindi è un po' un problema. Giocare Euro Truck. Non c'ho il feeling. Non sento il feeling di forza, mi dà fastidio. Non curva come voglio. Non fa le derapate. Ho preso uno di danno, stavo guardando il telefono. Io stavo guardando se la live era ancora attiva, visto che non sta parlando nessuno qui. Che cazzo? Ah, ok, perfetto, funziona. È andato via. E Fabrizio ha riavviato il computer. Come non si vuole spegnere il PC? Tieni premuto il tasto. Tieni premuto il tasto. Non è che ci vuole molto, Fabrizio. Sì, però come che... Ma come fai Eurotruck a darti i problemi? Scusami. Ha giocato troppo a forza. Ma veramente. Io sono a Catania. Mi prendo il garage qui. Prendo il garage a Catania, tanto c'è 1.800.000. Ah no, ce l'ho già il garage qua. Ah, che storia. E chi se lo ricordava? Ma io c'ho 17 garage, fammene acquistare uno, va. Fammene un attimo acquistare uno. Ah, prendiamo sia quello di Olbia che quello di Sassari, no? Guarda, è ovvio. È ovvio. Si può. Gestione camion. Concessionari. Volvo. Questo online. Il primo personalizza. Si mette il telaio più fico. La
applicazione del motore più ficco e la trasmissione più ficca. Ferma, acquista per Sassari. Aspetta però, aspetta, gestiamo un attimo il garage. Migliora, per carità, via. Non siamo mica dei pezzenti qui. Ma fa quello a rifiare. Come Windows si voleva aggiornare e non c'è riuscito? Che Fabrizio? Ma che... Che minchia stai dicendo? Ah, scusami, e tutto questo nel mentre che stiamo facendo Eurotrack. Ma perché? Ma perché nelle mie live non va mai tutto a posto? Age of Empire, che o lo mandano via Kimo o mandano via tutti quanti per i server. Una cazzo di sera cattivo. Sabato riposo. Se sabato fanno un'altra monetizzazione dei server, li vado lì, li ammazzo tutti, li brucio. Posso, quindi sabato mi sera probabile è Age of Empire. Timida. Oggi è l'ultimo episodio della storia della Marvel. Sì, ho visto. Sono entrato un secondo live e stava parlando di Planet Hulk e War Hulk. Niente. E lui ha detto che team comunque Capitan America in Civil War. Ce l'ha fatta? Sì, arrivo. Ciao Alessandro. Porca troia, paio. Fabrizio. Tra l'altro ho dovuto tenere il dito premuto sul tasto per funzione così tanto che mi stavo bruciando perché è caldissimo il computer. Come? 3 secondi lo devi tenere. No, perché poi tornavo alla cosa, quindi ho tenuto 7 anni finché non si è spento. Ha funzionato, quindi va bene. Porca troia. Io nel mentre sto acquistando camion per Sassari e Olbia. Guarda sto stronzo. Oh no, ho finito i soldi. E ora li andiamo a fare insieme, wink wink. La tua sessione con Voglio si è conclusa. Cosa vuol dire? Non è vero. Accetta i progressi. Ah, quello. Più 0%, più 0%, più 0, più 0, più 0, più 0, più 0%. Vabbè, accettali. Certo. Anzi, poi devo tornare a Cagliari, a Catania. Ma che cazzo ho costruito? No, aspetta però, ho messo quello ma non ho preso gli attivisti. Agenzia. No, dove sono io ora? Ma io? Che minchia ne so. Voglio una femmina, una bella ragazza. Aspetta, eccola. Una bella No. Una bella ragazza. Ah, ma tu hai comprato solo i camion e non gli autisti. Ma gli autisti li prendi un cazzo. Ma non gli autistici. Dove sono? Oh no, sono a Cagliari. Come sei a Cagliari? Quel frame me l'ho inserito pure. Succede. Prendo questo qua perché c'è una faccia da che mi sta sul cazzo. Aspetta, convogli. Sì, lo so che l'esperienza di tutto. Allora, questo mette in riga quello stronzo che ho preso prima, a posto. Tu quindi sei a Catania già? Io sì. Prendo lui che c'ha una faccia sarà. Da ma che cazzo sta succedendo? Ci sarà già. Sarà la forza mia. Catania. No, 2400 km no. No, non lo trovo più l'offerta di prima. Vabbè, ma non importa, ne prendi un'altra dove cazzo ti pare, tanto ci trasferiamo. Via. Bella questa. Mi piace. Questa è una bella guaglione. Sassari Amburgo. Vai, fatta. Dobbiamo passare per tutta la Francia? Dobbiamo passare per la Corsica. Sai perché? Perché il gioco è fatto bene e tu per arrivare in Francia dalla Sardegna devi passare per tutta la Corsica, devi fare la parte bassa della Corsica.
Ma non c'è un traghetto diretto da Sassari e a Nizza, nella vita reale è molto probabile che ci sia, ma a quanto pare nel gioco no. Io quello non ho ancora creato. Aspetta, Cagliari-Ginevra, trasportare motociclette. Quello che ti dà di più, Fabrizio, perché siano sui 1500 km, te l'ho detto. Questo 1200 sono questi. Ah, vabbè. Intanto questo, fatto, da Cagliari. Posto. Fogli. Basta, sto fermo a Valenzia. Ragazzo, era qua. L'avevo cos'è che avevi? Hanno dei... prendi il convoglio. Cosa? Prendo il convoglio? Sono entrato nel convoglio. No, devi prenderlo fisicamente, perché sennò non me lo dà a me. Ah, il carico fuoco, devi prendere. Sì, 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 sì. Ci sta andando. Bravo. Anzi, tutto tanto te trasportati a Cagliari. Ah, a Cagliari? Ok. Fammi il trasporto, facciamo prima. Così prendo direttamente il collo. Così ho risparmiato gli $800 di teletrasporto. Che stronzo. Nice. Che io ho appena usato. E c'avevo solo $90,000 euro. Questa manovra mi costerà 87 anni. Aspetta. Tra l'altro, l'altro giorno ho fatto una consegna e devo passare per Torino. La prima uscita per Torino era chiusa, allora faccio inversione. Eppure l'uscita dall'altro lato era chiusa. Sì, perché sono bastardi a volte, ti chiudono tutto quanto. E quindi mi sono dovuto fare il percorso alternativo, perché sennò continuavo a fare avanti e indietro senza sosta se seguivo il navigatore. Non potevi passare direttamente in mezzo? No, non ci passavo. Ah. Mio Dio, come si stava facendo, mamma, cosa sta succedendo? Dovrei fare benzina, aspetta un attimo. C'erano i camion, quelli dei pompieri a bloccare la strada. Ah, ok. Dei pompieri. Per le pompe. Le pompe. E stavo per prendere un cartello della strada. Telefam gratis. Ok, posto. Benzina. Mi dissocio. Tana. Così duro era questo vaso? Porca troia, sono troppo abituato a forza. Minchia, in forza vaso. Quel vaso si rompeva neanche accelerando. Quindi lo posso prendere il caldo. Il caldo? Oh, aspetto. Io sto aspettando a te che prendi il carico. Quindi il tuo semirimorchio è pronto. Procedi all'area di carico. Visualizza e prendi. Camion acquistato. Accetta. Quale devo prendere? Ah, quello. Motociclette. Da Cagliari a Ginevra. Ma le motociclette sono chiuse. Non si vedono, vero? Sì. E quello è un peccato. Bene. E adesso andiamo. Io l'ho preso. Arrivo. Mancano 20 km. Ma solo 183 euro mi ha fatto uno. Ma che cazzo. Chi li trovo? Ma me che stanno facendo gli stronzi? Uno ne hai. No, ne ho due. Ah. Ne ho appena assunto uno. Bravo. Uno mi minchia, non frena! Paura. Uno mi fa $487 al giorno. Ah, buono. Che percorsi c'hanno? Per essere lì. Uno in teoria sta arrivando. Che cazzo sta facendo nella sua vita? Questo deve arrivare a a Olbia deve arrivare. A Olbia. Dove cazzo è partito? Da Catania. Da Catania a Olbia? Sì. Che viaggio. No. Perché? Doveva portare gli arancini. Sì, sì. Ah, ti vedo nella mappa. E sì, sono arrivato. Arrivi sgommando. Non ho idea, mi sono sbattuto contro un... Ma cosa si sbatte? No,
No, è vero. Non devo prendere da qua. Buongiorno Fabrizio. Oh sì. Ho visto tutti gli interni. Ah. Aspetta, che percorso dobbiamo fare? Quindi dobbiamo andare a Napoli col traghetto. Sì, in teoria sì. Sì, Napoli. Poi tutto su. Andiamo a trovare Fabio e poi... Sì. Prego, facci strada. Ho sbattuto contro qualcosa. Come? Già, come è possibile? Non lo so, mi ha vibrato il pad, se solo questo. No, è come se sei sceso dalla rampina. Speriamo. Ah, ma che regole ci sono qui? Che senso? Che cazzo vuol dire? Cioè, il limite di velocità ti multa, no? No, il limite di velocità no. Le multe, quelle che hai impostate tu. Ce le hai impostate tu. Se ce le impostate... Okay. È personale, quindi bello. E molti sì. Pensavo fosse in base alla carovana. No. Poi la carovana è su forza qua, il convoglio. Vabbè, stessa cosa. Abbiamo giocato troppo a forza. Io ho giocato troppo a forza. Tu? Io a che livello sei? 187? No, 85 forse. E per i semafori ti multano? A me no. Sì, ti multano. Cioè, tu ce li hai le multe attive? No. E allora vai. E vai. Ora mi multano per colpa tua. A me multano, ma tanto io... Tu mi devi quindi. Io ci sono. Io ho 50.000. E io ne ho appena fatto 934 e la multa era di 600 qualcosa. Quindi... Mamma mia, mi sono abbassato per guardare la live. Non lo fare, Fabrizio, non lo fare. Auto di Alonso. Vedo il simbolo, da una A. Sono 49.977, però ora mi arriva il debito della banca, quindi si abbasserà. Ma sì, ma si abbassa di 5.000, 10.000 massimo. Sì, sì, 5.000. È che voglio vedere quando quelli arrivano, quanto mi guadagnano con i carichi. Ah. Semplicemente. Ricordati che c'è desync, quindi devi andare molto molto avanti se quando ci che c'è desync. Sì, me lo ricordo. Tonghio, Francesco, Paolo, scusate. Paolo. Ma che ha detto? No, non lascio perdere. No, una puttana, no, perché... No, ma... Proprio Fabrizio, vedo che ti ricordi come guidare un camion. Ah sì? Più o meno, non sei andato a sbattere in quell'incrocio. Prima per salire sul traghetto c'è stato un casino. Qui se non vai piano la finisci volando. Napoli, Napoli, Napoli. Mi bacchiamo. Adesso io vado Napoli. A Palermo, poi da Palermo vado a... Denuncia quella. Messina, e da Messina poi vado a... Allora, mi hanno guadagnato dei soldi perché... Ah no, non è vero. Ma scusa, non è passato il tempo in game del traghetto? Passati 10 minuti ci sta Cagliari-Napoli. Adesso passerà il tempo molto probabilmente perché l'ho fatto io. È passato? No. Con le 11.29? È 32 da me. Le 11.31? 33 34 11.32 34 non è possibile. E avanti di due minuti. Ciao Fabrizio Lukin. Ciao Fabrizio Lukin. Andrea padre figlio e Spirito Santo. Non mi devi cagare sotto. Non in live per favore. Vabbè, tanto mica si vede. No, fa visual. Fallo. È content, tutto content. Esatto, vai. Tutto pesce. Ah no. No. Schifo. No. Siete riusciti a giocare a cosa? Cosa? Hai cosa? Pires? No, stiamo giocando a Euro Truck adesso. Se vuoi unirti? No, dovrei scaricarlo, non c'ho più. Meno male, perché siamo già in viaggio.
Cazzo di merda. No, vabbè, avremmo smesso e non della avresti serie, se salvato. Poi puoi unirti, però ma Fabrizio, a me non mi hai toccato, quindi sono a posto. E io sì. Che stai giocando? Me? Horizon. Mi ero scordato che esistono le rotatorie. Tua mamma è una rotatoria. Esistono le rotatorie. Ma io servo a farti spendere i soldi dal meccanico. Vai a cagare, bastardo. Solo tu? Sì. Ma sei in televisione o sei... No, no, sono su PC. Ciao mamma, sono in TV. Porco. No. No. Te immagini? Sì, minchia. Oh. Yeah. Ma sto guidando troppo come su Forza, non va bene. No, no, va bene, che se così non ci mettiamo troppo. Tanto la live la faccio durare tipo fino alla fine del viaggio. Non va bene. Questa sarà una live di un solo viaggio. Se la finiamo prima, chissà. No, in effetti sono già in mezza, quindi in realtà vedo Pixar, Mirko, ma non capisco se è colpa mia o colpa tua. Colpa tua. Vabbè, per tutti i problemi tecnici che abbiamo avuto nel giro di 10 minuti. Sì, un paio di pixel non sono niente. Xen, non accelerare troppo. Risaia, io sono fermo, non sto accelerando in questo momento, guarda. C'è il pad... C'è il pad che non sta accelerando. Non so quando posso superarti. Adesso. Prego. Ok. Però c'è un bastone. Un attimo. Ok. Eri lontano 7 metri da me. E lo so. Dobbiamo girare a destra, mamma. Lo so. Ah, ok. Ok. Devo stare da Roma. Okay. Che chi va a Roma si compra una poltrona. No, chi va a Roma va a trovare Luki. Semplicemente. Ma Roma lo fa per una toma. Come? Per una croma. Mio padre c'aveva la croma quando ero piccolo, piccolo, piccolo. Piccolo, piccolo, piccolo. Poi abbiamo preso una Xara. Era piccoli. Station Wagon. Sono a 49.098 soldi. Minchia, io 157.000. A te i carabinieri, ma te hai colpito i carabinieri? No, oh, criminale! Sì, sì, che li hai colpiti. Sì, che li hai colpiti. Guarda in live, guarda. No, no, guarda in live. Si sono fermati. No. Oh, dove stai andando? Guarda te, sto stronzo. Vai. Mi sto mettendo sulla corsia di destra. Eh sì, però ricordati il The Sync. Christian The Sync. Christian De Minchia. No, Christian De Sync è una lore di una live dei Thermos dove c'era Lino che ha detto Christian De Sync. Pensate, chi poteva mai averlo detto Christian De Sync? Non qualcuno come... Comunque dai, cruise control a 100 km orari. Però mi piacerebbe avere i numeri di Lino. Che numeri fa ora Lino? Credo stia intorno alle 200 persone in live. Buono. Eh sì. Quando lo seguivo io erano tipo 40-50 persone. Ma perché adesso fa variety generale e... Non fa e comunque fa molte live con i Thermos e col gatto, quindi comunque sì, un po' di pubblicità gliela danno. Che poi praticamente lui li ha conosciuti tramite GTRP con Moro. Sì. Sì. Moro e Liez. Sì. Io vorrei vedere Fagiolini fare qualcosa di stupido. Ma Faggio non fa più le live, cioè non so adesso. Faggio? Non stava facendo più niente. Sto frenando, Xen. Sì, ma io sono dietro i chilometri, tranquillo. Ok. Tra l'altro prima mi hai superato con una cattiveria incredibile. Piripiripi, piripiripi.
Vedi, vedi, adesso vedi, ti sto prendendo in culo. No. Però ti piace. Sulla schiena è me. No, cosa? Come? Come? No, ma poi sulla schiena è difficile da togliere, oh. Vabbè, mica me lo devo togliere io, scusa. Ti sporca, che te lo devo togliere io? Col cazzo. No, allora non va bene. Non può continuare. Questa reazione non può più continuare. No, no. Vengo sulla pancia, così facciamo... Poi te lo pulisci da solo. No. È una macchina elettrica, gente. Mi rimetto la maglietta a me. No, non è una macchina elettrica. Che schifo, con sta la sborra. Sì, sì. Che schifo. Non sto accelerando, non sto accelerando, non ho il cruise control, non sto accelerando. Io ho il cruise control a 103. Perché a 103? Che fastidio. Perché fatti i cazzi tuoi? No. Oh no, un guasto al motore. Ma come un guasto al motore? Non c'ho 10% di danni io. Causati dalla tua inabilità a guidare. Cosa ho visto? Ovviamente. Ma questa fatturazione di forza, no, devi vederlo, devi vederlo. Ma chi? Questo qui, questa macchina celeste che c'avevo davanti, stava andando in retromarcia e poi ha fatto inversione e è andata dritta. Fortissima. È stata bellissima. Inversione a J. No. Ah. C'è la missione del maggiolino su Forza dove ti fa da copilota quella lì, fighissimo. Sì, l'ho fatto. L'ho finita le missioni del maggiolino. Tutte tranne tranne l'ultima, immagino. Quella lo sai film. Che mi sa che le puoi fare. Le altre che non hai potuto fare. Io però adesso sì, perché sono nell'Hall of Fame. Per entrare nell'Hall of Fame devi finire tutte le missioni principali, diciamo. Però io tipo l'ho trovato. Fabrizio, attenzione. Ehi, che fai? Che attenzione. Fai? Io ho trovato il simbolo del roncio, come cazzo lo chiamava. Sì, no, però allora non c'è cliccato, c'è... penso che le posso ripetere le missioni. Sì, 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 le missioni si possono ripetere tutte, anche quelle principali. Dico pure quelle alternative che non ho fatto, penso. Sì, 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 puoi farle tutte. Per prendere il maggiolino con il coso nel culo. Devi fare tutte le missioni con a 3 stelle. Ah sì? Sì. Ma quella stronza aveva detto che i potenziamenti erano tutti disponibili. Mi metti no. Ansia però. Aiuto. Come? Io sono dietro di te, Fabrizio. No, il rookie che mi sussurra da Spagna. Ah, scusate, sei incredibile. Ho detto aiuto. Sto cercando di non disturbarvi la live, perdonate. No, no, tranquillo. Simpaticissimo. Vediamo tutti a cantare, dai. Devo frenare, occhio. Però io non posso mettere le canzoni, quindi fai tu da cantante. Cosa vuoi da me? Non mi ricordo le parole, ma penso a Francia. E faccio la pipì. Ma questo? Ma quello che si è fermato, ma è pazzo! Il cretino! Occhio, devo andare a destra, Xen. Vai. Quando ti muovi fa un cazzo con... Non accendere, che succede? Cosa? La vita, non accendere. C'è un morto in autostrada. Come? Lì. Minchia, che fumo. Ma mi sa che non stanno facendo l'arrosto. No. È tutto fumo e niente arrosto. Pipiri. Secondo me stavano facendo la pizza nel forno a legna, che buono. Sì. A base di gasolio. Sì. Però che buona la pizza. Nel forno gasolio. A legna. Ma sai che io ho mangiato delle pizze veramente buone anche forno elettrico? No, allora, sono buone, però sai quel sapore di forno, cioè di legno, allora, un po' di... Sai quali sono
i forni a legna migliori, quelli in cui non usano. Ma questo mi taglia la strada, pezzo di fango. E poi è tornato a destra. Sì, infatti. Non sono i forni quelli lì in cui ci mettono la legna giusta. No, quelli che ci mettono dentro le porte, i mobili vecchi, rotti. Perché gli danno quel sapore un po' della vernice, della ruggine, dei chiodi. Buono. Dà un sapore in più, secondo me. Infatti c'è una pizzeria qui che da quando ha smesso di usare quel tipo di legna non è più così tanto buona, diciamo. Ma veramente? Cioè sì, è buona. Però no, veramente usavano quel tipo di legna lì? Sì, tu praticamente, questa qua più che una pizzeria è una casa. È una campagna di sta signora, chiamiamola signora Messina. Dobbiamo girare a destra, sto frenando. Sì. Ti vedi? che praticamente tu entri nel vialetto di questa casa e fuori c'è la legna che usano poi nel camino. Ora c'è tutta legna normale, ma prima c'erano veramente porte, mobili rotti. Sì. Ma porte verniciate, però. Oh no, è a destra il cazzo. Aspetta! Mio Dio! Ho provato a frenare più delicatamente possibile. No, è che ero distratto, che mi hanno... È stato Sofian, ho detto giusto? Non lo so. Sofian, non so. Che benvenuto o benvenuta. Buongiorno. O tardi. Sono comunque quasi considero quel posto ogni tot mesi viene chiuso dalla finanza e dai NAS per poi riaprire il giorno dopo. Sì, ma non è una bella cosa da dire, cioè che cazzo vanno a mangiare niente. È casa della signora, vabbè, dalla finanza perché non fa gli scontrini. Ah beh, quello è il classico. I NAS, vabbè, ora che c'ha la legna più giusta forse di me, però è bello. Stiamo facendo questo viaggio, e un viaggio credo che duri fino alle 11 a sto punto. Io di solito alle 11 chiudo, quindi non credo riusciremo a farne uno anche breve. Ma poi scusa un attimo, come cazzo fate a fare tipo 1500 in un'ora? Cioè, accelerato il gioco? Sì, non sono 1500. Ah, sì, vabbè, ovvio. È ovvio, quindi cos'è, tipo 1950? Allora, guarda, la mappa... La mappa è 1 a 9. Ok. Quindi non so. Quindi effettivamente... 9 volte più veloci del normale. Mi sa. Non so. Okay. Però per il gioco il tempo scorre. Com'è? No. Sì, più o meno. È circa ogni 2 secondi. Un po' meno, però. Però no, nel senso che. Comunque, se un viaggio di 1500 km ti dura quelle 20 ore, per il gioco passano le 20 ore. Sì, esatto. Cioè, è accelerato pure il tempo. E poi nelle città la mappa è 1-1. Chiamate le immagini. Se fosse della durata 1-1. No, molto... Minchia, no, che rottura di palle se fosse durata 1-1. È per quello che non riuscivo a capire, perché tanta gente giocava e dice, ma che cazzo c'è di bello che ma c'è? Ma tu te li immagini? No. Te immagini i viaggi 1-1? Dopo due viaggi ti rompi i coglioni e lo disinstalli. Ma dopo due viaggi, ma neanche parti che già ti rompi i coglioni se devi fare una roba del genere. Ti fai 50 ore di viaggio? No. Ti suicidi. Assolutamente. Cioè, tu considera per fare 2000 e qualcosa chilometri, ci metti quasi 2 ore. Sì, più esatto. O meno. E io una volta ne ho fatto uno, tutto tirato, volevo morire alla fine. Cioè mi sentivo stanco. Sì. Io non capivo perché, tipo, un botto di persone facevano, sì, ma che due coglioni, sei così. No, dico... ma sai, questo da momenti, quando non sai che fare... Tipo quando ti stai guardando una serie TV, un film, che magari hai già visto, che non stai facendo, o stai chiacchierando, eccetera, no, o manco, io tipo... mi metto le live, delle live in sottofondo. Anche, tipo di io lo usavo solo così. Io lo usavo solo così, infatti. Quando c'avevo delle live da seguire, io mi mettevo a giocare Euro Truck mentre guardavo la live. Mi metto la live di Old Gen in sottofondo. Sì. E mi faccio un viaggio, tipo, mi metto un po' di Dario Moccia, un po' di Sabaku, per dire. Mi metto lì. Easy.
Certo, se metto Sabaku con Euro Truck effettivamente forse non va bene. Minchia, soprattutto se lo fai, okay, di sera. No, più che altro ora con la sedia comoda muoio. Cioè, dico soprattutto ora che lo fai di sera poi. Se, cioè, se lo fai di, esatto, sera. No, è che ci sto giocando poco ultimamente, che ci sono tanti altri giochi che mi... No, vabbè, ma più che altro sono usciti anche giochi ultimamente che... Vabbè, è uscito Forza, quindi... Forza, mi sono giocato Far Cry 6, mi sono... appunto. Mi sto recuperando alcuni Assassin's Creed. Adesso stai giocando a Unity anche, quindi... Comunque Unity secondo me l'avevo giudicato male ai tempi. Ma perché era buggatissimo, perché... era fatto di merda ai tempi, adesso che l'hanno migliorato. Lo giocavo con la grafica al minimo, ancora è buggatissimo, Allora, è ancora molto buggato, però è 10, no, 100 volte meglio rispetto però a prima. Da quello 100 volte prima, meglio rispetto a prima. Quanta vita recuperate. Prima, quando cercavo il modo per ricominciare il gioco, che pure quello è un problema, cioè che non metti la modalità nuova. Ma perché? Perché devono fare una cazzata del genere? C'era questo nel video che diceva, voi vi chiederete perché dovresti ricominciare? Fa, quando è uscito il gioco certe ceste non ti davano gli oggetti? No. Cioè, cosa ho visto dietro? Non è successo niente, c'ho solo il 40% di danni, non è successo niente. Fabrizio, che succede qua qui? Si sono fermati tutti. Io passo qua, ecco. Va bene. Ma io ho un problema. Che problema? Levati dai coglioni! I giocatori di LOL. Comunque di TFT. Aspetta, adesso fatemi finire questa sfida, tanto dovrei perdere, penso che esco così. Scusate, qualcuno mi spiega questa cosa che mi è appena successa. Aspettate che... Io sto rallentando, mentre ti aspetto. Sì. Guarda, non sto riuscendo ad accelerare. Non vi ho nel gruppo. No, questo è il motore. No, buono. No, ok, ha ripreso. Oh no, ora quest'altro mi ritaglia la strada per superarti. No, non posso guardarmi dietro. Sto passando non io. È forza, non posso guardarmi dietro. Hai fatto benzina, sì. Tu? Qualcuno me lo può spiegare quello che mi è successo, per favore. Dicevo, aspetta. Ora tipo, a parte aspetta, che ancora nella trama non sono avanzato poi su Unity. Okay. Fa vedere. Aspetta, mi devo rimettere a sinistra, sì, questo è un bastardo. No, su Unity sto facendo un sacco le secondarie che mi stanno piacendo, che prima non le avevo toccate. Perché non ti ho unito la non lo so. Qualcuno ve lo spiega. No, ma infatti Unity, se l'hai giocato ai tempi, se lo giochi adesso giochi un altro gioco. Addio. Così il bot. Va bene. No, Unity se le giocate ai tempi, rigiocarlo ora è come giocare un altro gioco, completamente. Allora, il sistema di parkour è molto bello. Poi comunque io l'ho giocato con l'altro computer, che lo devo tenere al minimo. Anche io. Poi sai, io per il meme ho detto, siamo in Francia, devo andare in Francia, metto il doppiaggio in francese. Ma sai che non è male comunque. Ma in realtà... Le voci sono abbastanza azzeccate per... Ma è Ubisoft, comunque ce li ha i soldi per fare il doppiaggio bene, cioè, anche però i tempi. Diciamo, la Francia non è proprio famosa per la qualità dei suoi doppiatori. Non lo so questo, in realtà. Porca puttana. Sta solo da ridere, qua. Dov'è a destra? Sì, no, devi andare dritto. Sì, dico prima a destra e poi a sinistra. Sì, perché Tristan non si è voluto evolvere? È rimasto al 2. È rimasto al 2. Niente, ho detto tu no. No, io rimango al 2 e sto bene come sto. Ok. E come Pikachu? No, mi facciamo ora giocare. Devo capire se la trama è bella, perché per ora... Hai per gioco. Ma in realtà... Ho fatto solo la intro. Non ricordo, ma non era così tanto male la trama, dai. Anche perché, per esempio, non è come Valhalla Odyssey, dove devi avere persone dove... no, scusa, Origins e Odyssey, per quelli ho giocato. Dove devi...
dove c'hai questi qui che devi andare per forza ad uccidere, cioè questi in Unity c'hai la storia lineare come no, erano i vecchi. Quelli vecchi, che per me, ti ripeto, la storia lineare così era meglio, ma in realtà Origins appunto mi è piaciuto tantissimo da giocare, però non per la trama ma per il gameplay, perché il gameplay di Origins era veramente bellissimo per me. A me come gameplay, forse tra i tre GDR, quello che mi è piaciuto di più è stato Odyssey. Origin, quella che era? Quello in Egitto. Non l'ho giocato. No, è molto bello Origins. Sì, è bellissimo. Anche di trama. A Black Flag, no, in realtà no. Però è la classica trama degli Assassin's Creed di vendetta. Sì. Cioè, ti hanno ammazzato qualcuno, tu ti devi vendicare. Con la differenza che però sto giro la morte di quel qualcuno avviene off screen e in flashback. Ma adesso, cazzo, curiosità mia, per PS4 Valhalla quanto sta? Non lo so. Per PS4? Che perché io dovrei uscito... prendere per mio sì, fratello... sì, è uscito per PS4. Per quindi Natale. Ma non lo so, sai. In questo momento ci sono i saldi sul coso, sul... sull'Ubisoft Connect, controlla lì perché mi sa che no mi sa che c'è la versione digitale della PS4, si può comprare. Ma non lo voglio digitale, io c'ho la collezione, ce li ho tutti. Allora vedi, non lo so, su Amazon forse per il Black Friday lo scontano. C'ho i primi tre, compreso di Brotherhood e quell'altro, il 2.5 su computer e il resto su PlayStation. Anche se c'ho la Ezio Collection su PlayStation, c'ho... Per ora l'unico che non si può giocare su PS4 per ora è l'1. Quelli hanno rimasterizzati tutti. Vabbè, ma l'1 ma alla fine... Sono usciti in copia fisica? Sì, sì. Dovrei recuperarli in futuro. La Ezio Collection? Forse il 3 non è uscito. No, il mi sa che la remastered del 3... No, aspetta, no, il 3 non era cioè, già fisico. Per PS4, no? No, il 4 era per PS4. Il 3 no. No, mi sa che il 3 non è uscito su PS4. Ma dico, la remastered è uscita fisica, secondo te? Oddio. Che succede? Metto canzoni di... Ci stanno chiudendo. Che paura, Fabrizio, come hai frenato. Ho frenato pienissimo. Ma anche io ho dovuto frenare. Vedendo te frenare. Come, non lo so se è uscita fisica, perché effettivamente penso non ne ho idea. Che col 3 ti mettono pure Liberation. No, forse. Più che altro è con Valhalla, con la collection di Valhalla che ti mettevano il 3 e Liberation. Cioè col DLC. Ah, vero. Quindi non so effettivamente se sia uscita una copia fisica. Vero. Del 3 Liberation Remastered. Forse no. Mi sa di no. Forse no. Però comunque ora sono tutti giocabili sulla 4, tranne appunto l'1. Sì. Che ci starebbe una pulizia dell'1. Ma in realtà no, perché rigiocandolo in live, l'1 è esattamente Origins, solo con il gameplay di merda. Quindi che senso esattamente Origins? Nel senso che Al Mualim ti dà dei nomi e tu devi andare in quella città ad ucciderlo. Ritorni dal Mualim. Io dico come pulizia, intendo grafica. Sì, cioè... no, ti dico rigiocare adesso a l'1 non ne vale la pena. Perché vabbè, sarò sincero, per me non è valsa la pena nemmeno ai tempi, perché mi annoiavo dopo un po' a fare sempre le stesse cose. Ma sì, ma perché cioè, è ripetitivo l'uno? Erano 4 secondarie che dovevi ripetere in location diverse per poi andare all'unica missione varia che era quella di uccidere il bersaglio, praticamente. Sì, esatto. Che di solito erano inseguimenti vari oppure te la dovevi fare stealth bene. Sì. Ma infatti io rigiocandolo tutto in live, a me è piaciuto rigiocarlo, ma... Sì, ma poi è di trama... quelle cose, sarà anche bello, però dico proprio come varietà di gameplay no ma infatti è quello che ti dicevo, la trama è interessante
Ma il gameplay è molto troppo ripetitivo, veramente veramente tanto ripetitivo. Infatti gli ultimi assassini, gli ultimi tre assassini mi pare, li ho un pochettino rilasciati perché lo volevo finire il giorno stesso. Ho fatto la live di 3 ore per finirlo, il primo. E settimana prossima devo cominciare il 2 e ci facciamo tutta la... Tra l'altro una cosa che mi sono ricordato ora che ti devo dire. Cosa? Che in Rogue, sì, ti fa vedere se cerchi nel presente, tipo anche background di vari personaggi anche passati del gioco, sì. E ce n'è uno che ti fa il background di Al-Mualim. Oh, ah, è bello, ti fa vedere le cutscene dell'uno, però accanto, sì, ti mette un modello fatto apposta per Rogue, quindi più bello visivamente. Oh no, rompe tutto. Eh sì. Che allora palle. Devo riuscire a fare sto sorpasso, aspetta, che ci vuole, mamma mia. Eh sì, però dobbiamo curvare, quello fa. Ah, vabbè. Ho fatto anche io il suo passo. Tante montagne. Oh no, è vero che tu sei lento. E io quella cosa... Mi saluto. Sì. Ciao. Addio. Ciao, ciao. Quella cosa è simpatica, effettivamente. Però non dico di rimasterizzarmi le cutscene, ma non mettermele, punto. Cioè, non c'era bisogno tanto... Ma tu lo sai che in Watch Dogs c'è un personaggio di Assassin's Creed 4 che appare del 4? Sì. Cioè del Black presente Flag. Del 4. Black Flag, sì. Cazzo, io so che c'è un assassino. Sai chi è? Assassino. Chi è? Vabbè, ma io del 4 non l'ho giocato, però. Eh no, è il capo dell'Abstergo. Sì, dell'Abstergo dove lavori praticamente. È il capo. Ah. È il capo francese. E se vuoi ti dico cosa. Allora, come mi appare. Sa che c'era pure su Rogue il capo francese, sai? È probabile. Se vuoi ti dico come appare. Dimmi. Tanto. Allora, praticamente è una roba secondarissima. Che immaginavo. Sono tipo dei log che tu puoi vedere. E in pratica si vede il capo che viene ucciso per strada. Ah, sì. in Watch Dogs, sì. Bellissimo. Quindi è come. E quindi i due universi di Watch Dogs e di Assassin's Creed, almeno del 4, in teoria erano collegati. Manca sì. Sì. No, in realtà secondo me era pratica, solo un easter egg. Sì, sì, sì. Cioè, nella pratica non li collegheranno mai. Ma proprio mai. Anche perché. Anche perché se no la DedSec diventano gli assassini, praticamente. Esatto. La DedSec e gli assassini. Quanto... e quelli dell'Abstergo saranno in Templari. In Legends puoi reclutare il protagonista di Watch Dogs 1 se hai la edizione col Season Pass. Io l'ho fatto oggi, mi pare che l'ho fatto. Caso controllo dopo. Perché hai giocato a Watch Dogs? No, il coso del di 35 anni. Dammi buona roba. Non me lo ricordo se l'ho fatto oggi. Mi ha fatto venire l'ansia, mi ricordo che sì, però... Lo vediamo dopo la live. Finiamo questo viaggio, sono ancora 400 km, Fabrizio. Che dici? Aumentiamo un attimo il passo? Ma già sono a 100 km orari. Fabrizio. No, Matteo. C'è una macchina. C'è una macchina innocente, Matteo. Ho capito, c'ho anche un guasto al motore io. C'è una macchina innocente, Matteo. Sì, non c'è più la macchina innocente. L'abbiamo paninata. Vabbè. Anche qui c'è una macchina. Ma tu stai piottando. No, io sto solo andando a 114. Io sono a 116, perché sono più indietro di te, scusa. Adesso 116. 119, oh, ma scusami. 117. Ecco. Non stringere, però. Io vado massimo a 117 perché c'ho il camion rotto. Quindi andiamo a questa velocità. Oh no, guasta il motore, non riesco. Ok, si è acceso. No, ho spento il cruise control. Come? Sbagliato.
Comunque, alla Unity a me piace tanto 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 il parkour, e come è fatta Parigi, per me è una delle città fatte meglio. Mamma mia, Xen, ma con chi credi di avere a che fare? Ho avuto un momento di panico perché non ho visto, non ti ho visto più, e quindi ho detto no. Allora, il parkour è bello, la città è bella, forse è troppo viva per quello che potevano fare ai tempi. Non lo so, forse troppi modelli in effetti, però per adesso è bellissimo. Adesso se lo giochi adesso, il numero di persone per strada, cioè è inevitabile che si bughi tutto, capito? Sì, ma era proprio una roba prestazionale che ai tempi non ce la facevano. Però dico, cazzo, non testatele solo su PC le cose, perché cioè io penso che no, è su PC. Su PC era soprattutto, sì, buggato, effettivamente quando è uscito il mio PC era quello su cui ci giocavo prima, era bello forte, lo dovevo mettere a minimo. Guarda che su PC era il gioco più buggato che fosse uscito per i tempi. Unity ha proprio fatto scalpore su PC, su console girava relativamente bene. Ma comunque è sempre il problema, troppa popolazione, quindi mille possibilità a uno che la gente clippasse su se stessa e su i barili, sì, quello... visto oggi, il problema non era quello, il problema è stato che loro hanno provato a modificare il movimento, le acrobazie e tutto, e quando porti una cosa nuova e succedono anche quelle cose. No, ma guarda, proprio quello, il movimento. Ma quelle erano le cose fatte meglio. È la cosa fatta meglio. Ma perché? Perché l'hanno sistemato? Perché al lancio non era così. No, fidati, anche al lancio era una delle cose fatte meglio quella. Io mi ricordo la scena di lui che vade dalla prigione, che c'erano ovunque pezzi in cui si buggava dentro e tutto. Smetti di essere buggato. Comunque, io devo andare a letto. Buonanotte. Addio. Buonanotte. Addio. Ma non mi ha unito gli Ziggs stavolta. C'ho 3 Ziggs a livello 1 in panchina. No, no. Mi conviene frenare, va. No, vai. No, vai. Mezzo al mare. Vai prima adesso. Sono due corsie, Interessa. Ussi. C'ho l'ansia. Con il desync vario. Christian desync. Che bello quando c'è la pioggia. Almeno mi mette un pochettino di varietà. Mi fa premere un tasto in più il gioco. Il problema è che dura pochissimo la pioggia. No, non è vero. E se vuoi posso metterla che dura di più, No. Però magari il problema la metto io nel single player. No, il problema è che poi magari rimane praticamente sempre. Ma scusami. Che? Mi ha rimbalzato dove non c'era niente e la barra si era già alzata. Pure a me è successo, in realtà comunque devi andare piano. A me, io una volta mi sono fatto il 30% di danno per quella cosa, ho detto minchia, si è alzata, c'è loro, fum, pum, mi sono fermato del danno. Poi c'è anche il discorso su Unity della personalizzazione del personaggio, nel senso che li puoi mettere mille vestiti diversi. Ma sai che a me all'inizio quella cosa non mi aveva fatto impazzire, perché io ero troppo abituato a usare le lame celate. Mm-hmm. E quindi puttana, sì. È giusto, frena tantissimo qua. E quindi la pula. Il dover usare armi vere e proprie mi stava sul cazzo. Però no, ma io intendo pure poi ci abitui, quindi pure di mettere cappucci diversi, armature diverse, pantaloni diversi, tutto. Vabbè, ma quello per aumentare la difesa, la vita. Sì, ma non solo, anche la furtività, il melee. Vabbè, sì. Cose. Sì, quelle cose da GDR che le hanno introdotte in Unity, le cose da GDR.
L'unica cosa è che c'hai poco senso di progressione, perché già dall'inizio, se ti prendi tutti i forzieri di Versailles, già ne puoi skippare 10 di quelle cose. Vabbè, ma lì è perché uno vuole, se vuole giocarselo easy, sì, ti prende tutti i tesori e tutto quanto. Uno può fare anche, tra virgolette, fashion creed, non so come dire, tipo fashion souls, e mettersi solo le cose belle senza averli importi. Sì, ma molto cose, probabilmente io farò così, eh. Però ci sono anche i vestiti che ti coprono tutto, però ti puoi mettere le cose più efficienti. E tipo dall'inizio anche, io c'ho il vestito definitivo di Arnaud, sia come assassino che come maestro assassino, da quello che ho capito. Ah, che ma penso perché l'hai riscattato? Ah. Penso che gli ha dato col connect, non lo so. Non so perché ce l'ho. E poi puoi trovare. Ma lì mi vestito tu, Altair, come mai avevi il season pass che poi... Ma io che cazzo ne so, io l'ho preso gratis il gioco. Quello che hanno regalato su Epic. Ma su Epic hanno regalato Syndicate, non hanno regalato Unity. Anche Unity. Ma io non ce l'ho Unity su Epic. Aspetta, dopo Control. Io mi ricordo di averlo riscattato da Epic. Ma se tu l'hai installato da Ubisoft Connect, cioè avevi solo quello. L'hanno dato gratis, sai quando? Nei 30 anni. Mi pare che avessero dato gratis Unity durante i 30 anni di Ubisoft. E può essere l'hanno dato con tutti i DLC a sto punto. Non mi pare. Che poi no, in realtà tutti non ce li ha. Però c'ha l'unico DLC di trama. Ce l'ho, a quanto pare. Non lo so, devo controllare. Dopo controlliamo, perché... in caso me lo scarico da Ubisoft Connect. A me sta facendo tiltare solo una cosa. Ci sono un sacco di missioni co-op. Minchia, ma perché quello lì è stato fatto solo ed esclusivamente per il multiplayer. Infatti le missioni co-op ti danno i punti abilità per il personaggio. Cioè io spero che con la trama e con le secondarie riesco comunque a maxare il personaggio, se no mi dà fastidio. Sì, dovresti riuscirci. Io la prima volta me lo sono giocato un po' rushato, perché ti ricordi che stavo facendo la rushata degli Assassin's Creed per poi giocarmi Origins? Può essere, sì. Quindi me lo sono un po' rushato. Sì, qui? Oh, si è arrivato. Bravo. Sì. C'è la fila. Perché dove dobbiamo andare noi? Qua sulla destra. Oh no, sono andato nell'unico senza telepass. Ah no. Forse era a sinistra allora il telepass, vabbè, fa niente. No, però il mio era l'unico che non aveva il simbolino della T. Vincenzo! No, il simbolino della T è il telepass. Io sono andato nell'unico senza, però si è andato solo lo stesso. Ah. Ehi. Vincenzo. Oh. Ah, ecco. Come stai? L'hai picchiato il cinese? No. Mao, che dice? No, ma figurativamente, il cinese sta in Cina. Mica prato. Fiorito. No. Quant'era bello proprio fiorito? Allora, grafica 2 su 10, gameplay 9 su boom. E trama 7. Ci sta. Ma questo non sei tu, è un camion base. Ma vaffanculo. Ma tu stai seguendo una persona a caso? Sì, sto seguendo un camion base. Ma tanto da me sei indietrissimo. Sì, ma sono indietrissimo. Adesso arrivo. Zefiro, ma ci devo fare un Zefiro. Caffè. Sefiro. Oh, ho 51.000 soldi, quindi i miei utisti 277. Hanno fatto qualcosa. Prima, quando avevamo confrontato i soldi, ne avevo 150 dollari. Qualcosa, 151. Ho guadagnato fatto guadagnare 1.000 dollari. Io ho guadagnato circa 226.000. No, scusa, 126.000. Ma queste strade sono bruttissime. Assolutamente. Puoi mettere il limite a 90 per i camion.
Mi stai facendo la bagliante in faccia. Ah, scusa. Cioè, ma com'è possibile che vi prendeva il tuo bagliante? Non lo so. Sono tornato. Ah, mi ha fatto $1000 un autista. Bronzo, fammi di più. Ah, sì. È salito di livello anche. Ma te lo dice? Sì, sì, dice. Ah, no. Ce n'è uno che non è riuscito a trasportare i cazzi. E quindi ho dovuto pagare 1370. Come? Cosa? 13.955 da William H. Bravo. E l'autista William H. è salito di livello. Bravo, bravo. Ma te lo dice tipo in basso a destra? Sì, sì, te lo dice sotto la mappa. Dove c'hai i tasti. Dove c'è scritto F5, F6. Appare una strisciolina lì che ti dice... Ah, a me non è comparso niente per ora, benissimo. Vabbè, c'hai due autisti, ci sta che non lo noti. Autistico. Si sono incollato al culo, Fabrizio, stai attento. Sta diluviando, è cominciato il diluvio universale tutto in una volta. Che cazzo è successo da me? Oddio. Oh no, questo è il motore. Guarda, 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 non ce la fai. Ho acceso gli abbaglianti per farti capire. Ok. 4429 da Dirk H. E l'autista Dirk H è salito di livello. Incasso 1622. Ah, minchia, 1600 è buono, eh. 11956 da Miroslav. No, come è shottato? Ma che vuol dire? Non mi hai fatto tanti danni. Però non è salito il livello, il bastardo. Vabbè, non sempre salgono di livello, ci mettono un po'. Tutti gli ordini lo fanno essere. Io non vedo proprio un cazzo, però non voglio alzare la mano per attivare la bagliante. Sai qual è la cosa brutta? Che non mi abbagli davanti comunque. Aspetta, allora passo davanti. Vai. Ce la fai? Sì, sì. C'è il cazzillo. Comunque. Ragazzuolo. Frenando, sto frenando. Alla prossima. Ciao. Adios. Io. Devo andare al tuo, che quello accanto era senza. Ma scusa, ma è tutto rotto. Ma quella però a sinistra potevi andare. Eh sì, però il fatto è che volevo andare in quella a destra. Poi non volevo fare troppo una cosa, una curva troppo in là per prendere quella a sinistra. Difficile. Dai, però. Quello si fa i problemi. Perché quella a destra c'era la T di Telepass. Allora, aspetta che faccio. Ma c'era il simbolino di pagare. Che era? Due. Tu paghi con 3, non è che non paghi. 4, sì, ma il simbolino devo pagare. Quella che dice sgancia. Con le monetine, con la signorina lì. Messa lì e lavora tutta la notte. Come? Che sembra quasi voce robotica. Fa, metta 1,83 €. Cioè, per i cambi non è mai 1,83 €. No, mai. A volte ho pagato anche sì io. Ah, sì. Sì, con i camion a volte si paga poco. La maggior parte del tempo paghi più di 100. Una volta in macchina ho pagato 80 centesimi. Minchia. Sono bellissimo. Ho fatto un tratto bellissimo. Certo. Bravo. C'avevo le monetine. Bravo, merito, merito. Con 50 euro pure la macchinetta mi sputa. È capitato. C'ero solamente 50 euro. Minchia. Non avevo monetine. Oh, il tizio, no. Si è lamentato. Fate cazzo che non è il tuo lavoro, non mi resti. No. Comunque un quarto d'ora lì che non mi voleva. Mi voleva far pagare con la 50. Vabbè, con la carta ti posso pagare. No. Ha voluto
2 euro con la carta anziché quello da 50. Vabbè, ma lui in quel caso non gli hai fatto niente. Appunto, perché quello che diceva, perché eliminare 2,20, una 5 e 3 euro? Più che altro un negoziante della carta ti fa problemi perché poi ci paga le tasse. Cioè, le tasse. Cioè, sì, c'è una tassa che paga per ogni pagamento con la carta. Ma lui che lavora lì come dipendente, che cazzo gli hai fatto? Semplicemente non voleva i contanti perché... Che stretta questa strada, ma siamo pazzi. Sì, ma non è che... Cioè, sì, okay, il largo, resto proprio, è tanto, largo. Ma non è che è difficile, no? No, infatti. Infatti, no. Semplicemente ci sono 3 banconote in più che devi dare. Sì. E se gli avessi dato anche solo 10 euro avrebbe fatto lo stesso storia, secondo me, quello là. Infatti. Sì, infatti. Probabile, scusa, adesso... Ma da me sta veramente diluviando fortissimo. Che succede? C'è di l'acqua. Perché anzi, Xen, aspetta. Aiuto. Siamo quasi arrivati, Matteo. Siamo quasi arrivati. Ti spengo gli abbaglianti, che sennò ti accecco. Ginevra esplorata. Yuppie. Yeah. A me non l'ha detto. Sto frenando, Xen. Vai, freno, freno. Xen. Io passo, Xen. Ah, ecco, pensavo ci stavo per sorpassare. Oh no, mi hanno fatto 360 euro di multa. Immagina prima che dopo un po' ti devono la patente e devi ricominciare tutto. Minchia. Puttana, oh. Fabrizio, che culo. Fammi sparcheggiare. Ferma. Fabrizio, avanti, aspetta che ti entro dentro. No, fermo. Bastardo. Aspetta, adesso ti entro dentro. E fa. Guarda. Carrierista ho sbloccato con achievement. Ah, ma l'hai già messo il camion? Sì, sì. Ah, che segnato. Ah, ci sei, aspetta. Vediamo com'è dentro, Fabrizio. Ah, c'è effettivamente una persona. Che storia. Che storia. Allora, ce n'è una che mi fa 719 al giorno e una me fa 302 al giorno. Stanno facendo sti stronzi. Uno sta tornando a Catania. L'altro pure. Bravi. Io dove sono? Fanculo a Ginevra. Io sono divertito. Così a puttane. Quanti soldi ho ora? 94.000. Adesso debito alla banca quanto è? 394. Se fa, che non sono sicuro faccia. E infatti non fa? No. Mi conviene fare inversione qui, quindi. Sì. Io, guarda, mi sto andando a scoprire cosa c'è qui vicino. Faccio prima fare così. Alt F4. No. Facciamo la 3. Quando c'avevo più di 50% di danni. No, 47 in realtà. Pazzino. Vai. Ah, qua c'è un cazzo Mercedes. Cosa? Dove sono io? Concessionario. Sì. Quella. Quella gamberone. Uè, figa. Sì, dimmi. Ho trovato un'agenzia di lavoro. Bravo. Andiamo a vedere se ci sono degli schiavi da ingaggiare. Come? Cosa? Eh? L'agenzia di lavoro è chiusa, giustamente. E beh, vorrei anche per vedere. Che ora è? È mezzanotte. Poi ed è. Che devo fare? Comprare camion. Non mi vedere se. Ah, ti devi comprare i camion ancora per gli schiavetti. Sì. Perché giustamente li hai assunti e quelli dicono boh. No, no, no. Quelli. Quelli che ho assunto erano quelli a cui ho già dato il camion. Ah, ok. Andare pure a me lì. Oh no, ma me ne servono 3 di camion. 1000. Non sono riuscito.
Ma tanto adesso mi togli. Ops. Adesso faccio. Ma perché così? Sei messo così che non mi fai passare, Xen? Levati dei coglioni. Per favore. Ti faccio danno più che altro. Levati. Xen. Aspetta. Devo entrare. Levati. Aspetta. Che cazzo è? Va. Ti sfondo sì. Il camion. Come fa? Avevo chiuso la sessione. Adesso stiamo chiudendo. Eurotrack. Ti potevi levare e basta. Ma no, devo far passare il tempo. Eh no, mi so fatto 3% di danno per colpa tua. Come? Perché pensavo fosse in area di non collisione, pensavo ti fossi messo in maniera intelligente. Invece no. Quindi mi hai fatto danno? Aspetta. A te non lo so, a me sì. 400 e qualcosa. 400 euro di danno. Guarda te. Ma che vuole, Fabio? No. Che dice Fabio, ti sfondo io? Oh. Grazie. E poi sono io che sfondo a Fabri, quindi... Non puoi. Tanto qua faccio passare il tempo. Completa 5 offerte di lavoro di seguito, in tempo, senza danneggiare il carico e senza utilizzare il parcheggio automatico. Certo, lo faccio subito, proprio... L'ho fatto io. Ma probabilmente anche io l'avrò fatto, ma chissà quando. Devo prendere il camion. Devo prendere il camion. Volvo. Si prende da Napoli. Vai, personalizza. Prendo due camion, devo finire di prendere. Qua. E qua. Ecco qui. Assumiamo persone di merda. Allora. Ma lui mi sa sul cazzo, no, non lo assumo. Vediamo. Lei secondo me ne sa, anche se non ha qualifiche. Poi. No, lui c'ha una faccia troppo bella, sembra quello di GTA, come si chiama? Quello di GTA San Andreas. Spider-Man. Bravo. Grazie. Vai lì. Jana Kay. Ok. A posto. Abbiamo tutto quanto fatto. Fammi vedere il garage. Dove è gestione garage. 5, tutto 5, tutto 5. E tutto 5. A posto. Cagliari, io c'ho meno 53.000 euro al giorno. Meno 53.000 di media giornaliera. Perché... Perché il garage dove sono io. Ah, giusto. Tu fai un sacco di danni, giustamente. Il tuo guadagno è sulle spalle degli altri, non su quello che fai. Esattamente. Tutti gli altri garage c'hanno tantissimo di profitto giornaliero. Porca puttana. E madonna. Cioè, ti puoi fare tipo 5 debiti da 500.000 e ripagarli in 2 giorni. Ma io guarda che c'ho un profitto di 2 milioni facendo tutti quei danni. 2 milioni e 3 alla settimana. Però va bene. Allora, noi ci sentiamo domani mattina, giusto? Domani è giovedì, sì. Venerdì. Domani è venerdì, ci vediamo domani mattina che continuiamo la campagna di Age of Empire. Che cazzo, dovrò mettere in pausa Age of Empire. E domani mattina a che ora? A che ora? Faccelo sapere a che ora, a che ora, a che ora. Alle 9. Perfetto, perfetto, perfetto. Quanto dura? Quanto dura? Un'ora, 2 ore, 3 ore? Quanto dura? Quanto dura? Allora, di solito 2 ore, però oggi l'ho fatta durare anche 3 ore. Perché oggi alle 11:30 ero online? Oggi alle 11:30 ero online perché? Perché stavo facendo la campagna, mi stava prendendo, quindi ho fatto 3 ore. Bravo, bravo, bravo. Grazie, bravo, grazie. Bravo, quindi, bravo, bravo. Io ogni tanto cambio gli orari, vado, cioè parto a un certo orario, però posso finire anche un'ora dopo.
Anche adesso stiamo finendo 23 minuti dopo quello che dovrei. Esatto, abbiamo speso 23 minuti in più. Volevi fare 1600 km di viaggio, abbiamo fatto 1200 con i traghetti. Sì, ma perché ne abbiamo... perché stiamo finendo 23 minuti dopo? Ma comunque tu ne volevi fare uno a 1500 quando abbiamo cominciato 23 minuti dopo. Vabbè. Quindi, allora, un viaggio da 1200 la prossima volta? Sì, a posto. Un'ora praticamente. Quindi domani mattina ci vediamo con il Jove Empire che fine. Che non voglio mettere in pausa il Jove Empire. Invece lo farai. Non voglio. Ci finiamo? No, non è vero. Però sono tanto tanto indeciso perché il Jove Empire è bello. È bella la campagna perché è storia vera. È proprio storia vera. E questo è il fatto. Mi sto imparando la storia con i Jove Empire. Però dobbiamo imparare la storia anche con Assassin's Creed. E qual è più importante? Assassin's Creed. Quindi domani è Jove Empire e lunedì si comincia Assassin's Creed 2. Perfetto. Lunedì si comincia Assassin's Creed 2 e poi una volta finito il 2 passiamo a Brotherhood Revelation e una volta finito Revelation probabilmente riprendiamo Age of Empire. Basta, me lo compro, me lo compro Age of Empire se... perché tanto mi sta prendendo, perché tanto non finiamo tutti e tre gli Assassin's Creed in tre mesi. Febbio ha detto che sfonda Fabrizio. Sì, ma lo so. 6 minuti fa. Ma io ero distratto. Non va bene distrarsi alla guida. Infatti non so guidare. Ah, ok, allora. Quindi allora ci salutiamo. Domani mattina alle 9 Jove Empire. Niente, grazie mille per avermi seguito, grazie mille per essere passati. Ci vediamo domani mattina. Buonanotte. Buonanotte. Buonanotte.